Namaste, sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Rebirth. Siamo alle challenge, vediamo un po' la tredicesima challenge. Abbiamo saltato la 11, che verrà sbloccata tra un po', quando finiremo la 19 praticamente. Si chiama Beans, i fagioloni. Vediamo un po'. Allora, intanto non possiamo sparare. Abbiamo i due fagioli, 99 bombe, Bat Bomb e 9 Volt. Quindi praticamente non abbiamo possibilità di far male, a meno che non usiamo qualche le nostre bombe fondamentalmente. E abbiamo però questo, che col 9 volte si ricarica ogni 15 secondi, immagino. Bat Bomb ci può dare una mano a far danno ovunque, però sarà una run abbastanza lenta, immagino, perché dobbiamo aspettare che faccia questa cosa e usare... e non sprecare bombe, soprattutto ne useremo un po', giusto perché così liberiamo la stanza più velocemente, ma dobbiamo stare attenti a non usarle tantissime, soprattutto perché non ho idea di quanto durerà questa run, fin dove dobbiamo arrivare praticamente. Ma lo scopriremo dopo la fine del primo schema. Andiamo a cercare il boss del primo livello. Abbiamo un signor Last, una signorina Last a quanto pare, che ci segue. Facciamole una puzzetta in faccia, aiuto, troppo veloce. Ok, muore subito. Ci prendiamo Broken Remote, che mi permette di teletrasportarmi a caso. In questo caso mi ha teletrasportato qua dentro. Teniamo il Broken Remote o non lo teniamo? Prendiamoci la pillola più che altro. Tears Down, non serve a niente. Qui abbiamo una lapide, quindi vediamo di usare una bomba ben piazzata. Ah, anche quando ci beccano, giustamente, avendo tutti e due i fagioli, anche quando ci beccano facciamo male. Questo è un Tears Down di nuovo? Sì, viva! Che belle cose che stiamo trovando. Vediamo se c'è la stanza segreta qui. Probabilmente sì, infatti eccola qua. Non ci dà niente di che a parte quella cosa lì. Possiamo fare così. Ah, ogni volta che lo usiamo, giusto? Dobbiamo... devo cercare di tirarmi via questo oggetto, mi sa. Non mi ricordo esattamente come si fa. Vediamo se ci arrivo. No, mi sa che dovremmo trovare un altro trinchetto. C'è un modo per tirarsela via? Ok, ce l'ho fatto. Ho premuto tutti i tasti insieme ed è venuto via il Broken Remote. Ottimo. Così almeno non dobbiamo trasferirci per forza ogni singola stanza. Qua aspettiamo un pochino che si ricarichi. Quindi sì, sarà una run molto lenta. Probabilmente dovremo solo arrivare fino a mamma. Speriamo di dover arrivare solo fino a mamma, perché finché non ho altre vie per fare danno è un pochino troppo difficile questa run per ora. Qui possiamo mettere una bomba qui, in modo che possiamo andare un po' più avanti. Ok, e qui abbiamo una lapide, quindi apriamola pure. Questa non la possiamo aprire perché non abbiamo chiavi. Vediamo il primo, che è il mostro, il primo boss. Vediamo di ucciderlo così. Ok, e ci prendiamo il box, che ci dà un po' di oggetti vari. Lucky Rock molto meglio. Lucky Rock ce lo teniamo molto volentieri. Questo mi raddoppia le bombe, ma sono già al massimo, quindi in realtà avrei potuto tenerlo per un po'. Con Lucky Rock possiamo andare nelle stanze con tantissime pietre, far saltare in aria un po' di pietre, che vuol dire soldi a palate, e possiamo andare a comprare tutto quello che vogliamo adesso. Possiamo tornare indietro a comprare quei due oggetti, vediamo anche che cosa sono, anche se... no, aspettiamo il prossimo piano, perché non mi voglio
Visto che qua non so che cosa sono, meglio aspettare il prossimo negozio. Dobbiamo arrivare fino a Mammas, quindi solo 6 schemi. Vediamo un po' di arrivare nel negozio, soprattutto trovare delle... Soprattutto dobbiamo trovare delle chiavi. Qui c'è questa. Adesso più bombe usiamo meglio è, in realtà, perché troviamo un sacco di soldi qua dentro. La chiave per entrare nel negozio. Nel negozio ci troviamo Black Candle, ottimo, e la chiave di mamma. Quindi vuol dire più chiavi per noi in generale. Compriamo anche la pillola, vediamo se è una pillola decente. È la pillola di Emma Temesi, mi va anche abbastanza bene. E così dovremmo essere abbastanza a posto come soldi fino alla fine della run, e possiamo sfruttare tutto quello che troviamo dei negozi. Black Candle è decisamente un buon oggetto, soprattutto perché così non abbiamo problemi con le maledizioni, che danno sempre grossi problemi. La carta della forza ci dà un pochino più d'attacco più avanti. Qua facciamo saltare qui. Perfetto, vediamo nell'arcade che cosa c'è di bello. C'è questo che possiamo dargli tutti i soldi che vogliamo. Ci dà un HP in più. Vediamo se c'è un altro HP in più qua. No, allora facciamoti saltare in aria. Ok, e mi interessa dare un cuoricino a te, forse? Vediamo di andare a curarci, così se ci curiamo magari riesce a darmi qualche premio. Quindi andiamo di qua. Preferisco Small Rock. Ok, posto così per adesso. Se non sbaglio, la carta della forza dovrebbe darci qualche vantaggio. Ce l'abbiamo fatta finire questa stanza. Andiamo di qua. Stanza segreta? Stanza segreta. E ci troviamo Odd Mushroom, che ci dà anche un HP in più, oltre che a un po' di danno. Quindi bene bene bene, e vediamo un po' di andare contro il boss. Addio contro il boss, che è Larry Junior. Ok, ci prendiamo la carne, quindi ancora più danno per noi. Andiamo a vedere che cosa c'è là dentro. Prima però prendiamo questo, e qua sopra troviamo il libro e il Contract from Below. Ci prendiamo Contract from Below e andiamo a dare un po' di cuori a quell'altro, vediamo se ci paga con qualcosa. Ci paga con Roid Rage, che ci fa diventare più veloci, che è una cosa sempre importante quando non potete sparare. E vediamo di andare al prossimo piano. Stiamo attenti alla mosca e andiamo giù. Ok. Soprattutto Small Rock ci darà una mano incredibile se utilizzato bene. Terzo piano. Andiamo ad andare qua sotto. Ci troviamo Gimpy. Tutti gli HP, i damage in più che abbiamo preso sono molto utili, soprattutto per le nostre armi. Gotted. Esplosi di teoria.
Gotted va più che bene, perché così abbiamo le patti col diavolo assicurate. Le nostre bombe fanno malissimo a quanto pare. Prendiamoci tutto. Andiamo a prendere anche questo soldino qua. Andiamo di qua e continuiamo ad andare avanti. Le nostre bombe a distanza fanno un bel po' di male anche. Bene. Ok, andiamo giù di qua. Due chiavi. Andiamo di qua. Altre due chiavi, un altro cuoricino, questo è contro il From Below che sta facendo un'ottima cosa. Nel negozio ci troviamo la Bibbia, la batteria, un cuore spirituale. Ci prendiamo o non ci prendiamo la Bibbia? Se ci prendiamo la Bibbia poi non abbiamo più un metodo per far danno, purtroppo. A che piano siamo? Catacombe, no, non ne vale la pena ancora. Ok, altre due chiavi, andiamo di sopra. Andiamo contro il boss che è il signor Pestilenza. Così ci prendiamo questo e vediamo che cosa c'è qua dentro. C'è il signor Krampus. Ok, che ci saluta, ci dà Lamp of Coal, che credo sia assolutamente inutile. E andiamo al prossimo piano, cerchiamo giusto la stanza segreta, se è qua sotto, molto probabilmente sarà qua sulla destra. No, non è così. Cacca contro cacca. E la stanza segreta dovrebbe essere qua a destra, allora. Non può essere qua. Quindi deve essere per forza qua sotto. Quindi sì, qua sotto. Qua ci sono stato? Sì, ci sono già stato. Ok. Andiamo su e andiamo a cercare la seconda stanza segreta, magari. Tra l'altro bello che adesso abbiamo la batteria, possiamo scorreggiare due volte nella stessa stanza. E qui proviamo a vedere... No, non può essere né da una parte né dall'altra, quindi immagino che possa essere qua sotto. E così è. Dentro ci troviamo l'amico immaginario di Blue Baby, ma meglio di no. Ok, e andiamo al prossimo piano ancora. Qui abbiamo già visto, sì, Krampus, andiamo giù. Ok, quarto piano, vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare qui. Abbiamo un arcade, che è sempre una cosa buona e giusta. Usiamo questo, che possiamo farlo, vediamo che cosa ci dai. Un altro breakfast. Oh, Gimpy ogni tanto funziona. E la bottiglia di pillole. Che utilizziamo per un health up. Ottimo. Questa è la carta del matto che ci teletrasporta. Ogni tanto Gimpy adesso sta funzionando. L'abbiamo preso all'inizio del gioco e non credo abbia mai funzionato fino adesso. Ok. Andiamo nella stanzone grande. Qua dovremmo lasciare bombe ovunque, mi sa. Che dovremmo colpire tutti da lontano. Ok. Che non c'avevo voglia di prenderli uno per uno. E vediamo se c'è qualcosa qua sopra.
Andiamocene giù adesso nella stanza qui. Andiamo di usare una bomba qua. Così possiamo passare. Quantità di soldi incredibile. Vediamo se la stanza segreta sta qua, molto probabilmente. Non è così. Ok, quindi andiamo dall'altra parte. Andiamo giù di qua. Andiamo su di qua. Perfetto, su di qua. Vediamo se c'è qualcosa dentro i funghi. Sì, Magic Mushroom, eccolo. Feromoni. Speed down. E la carta del matto. Teniamoci la carta del matto, che non si sa mai che dobbiamo teletrasportarci fuori. Andiamo su. Con 99 soldi giustamente dobbiamo trovare Grid. Ok, soldi che è assolutamente inutile prendere, quindi andiamo giù, andiamo di qua. Ok, e affrontiamo il boss, che è il signor Chad, che può mangiare bombe se vuole, quindi tieni. Ok, ce l'abbiamo fatta, per fortuna è facilissimo Chad. Abbiamo usato un bel po' di bombe però. Questi due li prendo e basta. Andiamo piano di sotto. Sì, dobbiamo stare attenti perché non abbiamo tantissime bombe ancora. Siamo al quinto schema. Siamo giganteschi perché abbiamo preso un sacco di cosucce. Andiamo su di qua. Lì direttamente. Aiuto. Possiamo usare anche l'orbitale, l'avevo dimenticato. Possiamo usare l'orbitale per darci una mano. Quantità di cose dentro le casse, incredibile. Perfetto, andiamo ancora di qua. Qua devo usare una bomba? Ok, per un attimo ho pensato, oddio, sono intrappolato. Perfetto, vediamo se c'è Super Grid. No. Uno sconto, una pillola di feromoni e nient'altro, praticamente niente. Quindi possiamo andare contro il boss. Vediamo giusto se c'è la stanza segreta qua. Non è così, però abbiamo un altro po' di soldi e andiamo a affrontare il nostro boss, che è guerra, quindi avremo una cosa di secondo livello, a quanto pare un cerottone di secondo livello.
Ok, adesso mi segui e basta, giusto? Quindi io posso mettere queste a bloccarti. Più o meno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Cerottone di secondo livello. Patto col diavolo, 9 vite che non ci andrebbe bene. Questo andrebbe bene, Demon Baby e basta. E andiamo al sesto e ultimo piano, a quanto pare, dove affronteremo mamma. Vediamo un po' come funziona. Facciamo un giretto qua dentro che ci sta sempre. Il Demon Baby è utilissimo. Non esploderà mai questa cosa, immagino. Quasi. Vabbè, avete rotto. Andiamo giù di qua. Cosa mi dà di bello? Un altro po' di bombe. Bene, bene, bene. Bello che ho detto, stiamo attenti alle bombe, ne ho usate tantissime, immagino. Ok, continuiamo ad andare di qua. Addio. Ok, allora vediamo di curarci e di stare attenti a ste cose. Andiamo giù di qua. Qua ci sono i tre pin. Dobbiamo stare attenti perché non abbiamo assolutamente bombe. Devo usare questo tipo. E usare Demon Baby. O magari usare anche il la palla di cerotti. Esatto. Funziona molto bene, però io sono grande e grosso. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Andiamo di qua. Ok. Continuiamo ad andare a questa parte. Ah, se sparo spara anche lei, giustamente, spara anche il mio orbitale. Quindi vediamo di sfruttarlo. Quindi sto cercando di sparare, ma sparerà solo il mio orbitale, praticamente. Ok, e sfruttiamo il mio orbitale ancora meglio. Ok, siamo arrivati al combattimento con mamma. Solo 4 bombe. E andiamo. Mamma rossa, quindi non evoca nulla. Sai che è solo il piedone. Sì, esatto, solo il piedone, quindi mamma un po' facile. Speriamo bene. Esatto, facendo cose di questo tipo già meglio. Usando l'orbitale anche meglio. Ha!
combattimento che sarà molto lungo a quanto pare. Finite le bombe. Usiamo ancora l'orbitale, forza, forza, forza. Au. E che ce l'abbiamo quasi fatta con quel colpo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ci siamo fatti legnare tantissimo sul finale, però abbiamo finito anche questa run, possiamo prendere anche Brimstone per festeggiare, che tanto non possiamo spararlo, quindi è come non detto, però abbiamo finito anche questa run, abbiamo recuperato Burnt Penny, quindi il penny bruciato, e ci vediamo quindi alla prossima run di The Binding of Isaac Rebirth. Continueremo ad affrontare tutte e 20 le challenge una alla volta. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!